dimensione. E subito entriamo anche in una dimensione che, letterariamente parlando, è stata abbondantemente trattata dai nostri autori, da Giovanni Verga, Filantetto, fino ad arrivare a Sciascia e altri, Rosso di San Secondo e chi ne ha più di meno. Allora, la tipologia di quelle campagne è la tipica tipologia della zona di gesso, e quindi... Oh, Monte d'Oro? No, no, sempre là. Detto Monte d'Oro perché è piena di statue di questo tipo di pietra. Quante ne hai fatte? 15, di quelle due le puoi levare, quella finale, perché bisogna sentire. Ovviamente ci sono ripetizioni, mi è stato già detto. Questo è sotto poco. No, giusto. Allora, proviamo a fare prima una lettura di carattere letterale di quello che vediamo, perché a me hanno insegnato, o meglio, l'ha insegnato un monachello che è nato nel 1200, che si chiamava Nicola de Lira, e dice, ma cosa parla di quello che tu vedi? Qui me la vengo del quadrato, te l'ho forse già parlato. Poi dopo, se non ti accontenti di quello che tu vedi, cerchi di andare oltre l'immagine. Può darsi che quell'immagine ti sta spiegando un'altra cosa, e allora dopo l'allegoria. Se proprio non ti basta quella, cerca una morale di tutto quanto questo lavoro, e se proprio non ti basta, dici a che cosa ti serve. È l'ultimo carattere anagogico. Nicola de Lira adoperava questo che si chiama il quadrato dell'ermeneutica per spiegare le Sacre Scritture. Dante, che era un intellettuale con le palle, lo adopera per spiegare niente poco di meno quel poema che si chiama Divina Commedia. E parlando col Cangrande della Scala, che era un notabile importante di Salvini dell'epoca della sua zona, gli dice, senti, ti sto mandando un libriccino, scritto con una lingua nuova sul quale non mi so districare, la devo inventare. Ti raccomando, non la leggere letteralmente, nel mezzo del cammino della nostra vita, per cui taglio la vita a metà e cerchi una metà. In mezzo significa che sono arrivato all'età di 40 anni, 50 anni, fai tu, vedi. Parlo bello alto, così ho la speranza che a metà ancora ne hai assai di campagna. E superato questo evento, cerca di capire che questo viaggio io non lo sto facendo né in macchina, né a cavallo, né in lettiga. Nessun biglietto aereo, sono fermo nella mia camera. Perché in qualche misura devo capire a un momento della vita qual è la morale del succo. È una visione, l'ultimo atto. Niente proprio di meno, ho intesa di fare una cosa che tutti i viaggiatori prima di me non hanno saputo fare, cioè quella di capire perché stanno viaggiando. Ulisse, che pure era considerato il più grande viaggiatore dell'epoca, ci va là perché non vuole tornare a casa. Sì, c'è mia moglie, i miei figli, cane, Marone, qua c'è Circe, Calipso, sto bene, ma chiappo compositore, Davide, finivo lo spasso. Non posso assolutamente percepire una cosa di questo genere. Mentre invece Dante è cocciuto,
lui vuole vedere l'infinito, il punto in cui la macchina fotografica che si è messo in testa è tutto quanto a fuoco. In quel punto lui sa che l'equilibrio è totale. Non aveva studiato fisica, non c'era arrivato a Newton, non c'era stato Galileo, però aveva intuito che in un momento preciso del tempo e dello spazio le cose dovevano avere un senso. Cosa che Planck e i fisici che seguiranno gli spiegheranno che è così, anche se non l'abbiamo tradotto in un'equazione matematica. Allora, attorno a noi ci sta quello stesso mondo che era di Dante, solo che dobbiamo metterlo a fuoco, ma prima di noi qualcuno l'ha messo a fuoco con la sua storia, prima di noi qualcuno l'ha chiamato lavoro, sopravvivenza, e ci ha faticato e ci è morto. E noi che cerchiamo quelle tracce e vogliamo formulare altre tracce, stiamo cercando le tracce. Però quando cerchiamo le tracce non è che andiamo a cercare le tracce di un tempo, ma di tutti i tempi. Quindi per prima cosa andiamo a cercare le tracce in una dimensione che apparentemente è più eterna. Quella collina c'è sempre stata. Si chiamerà Saint Creek, il sentiero, si chiamerà la collina degli stivali, si chiamerà la collina dei desideri, ma c'è stata. Quindi poi all'improvviso invece accanto a quella collina arriva un inserimento forte, umano, che sconvolge tutto quanto. Un'apparente collina di terreno nucchio, di erba spontanea, di papaveri, amenafatue, acetazzo, che dove è, si scontra con un manufatto dove il segno dell'uomo vuole lasciare una traccia e vuole illuminarlo presuntuosamente, lasciare una traccia. E si coniuga quella traccia con le altre tracce che positivamente ci sono state, ma non sono delle tracce senza sangue, sono delle tracce che hanno lasciato la loro radice, la loro memoria. La nostra memoria, come dicevo poco fa la nostra amica, è scritta nel nostro DNA, tutta, dall'inizio fino alla fine, cioè, ma non è già scritta, è scritta in potenza, è scritto che siamo nati. Se io ho tirato fuori il DNA è perché tu sei nato. E ti sto dicendo che a morire. E tra questo atto e il secondo devo fare tante cose, io non sono autorizzato di scrivere tutte, perché appartengono alla tua libertà. Però ti dico che tutte quante queste cose che devi fare hanno un carattere, devono relazionare. E allora tu ti accorgi che gli antropologi che ci scrivono come siamo stati, in relazione alle scimmie, dicono che sì, l'uomo, il mammifero in questo pianeta, ha avuto un culo grande contro la casa. Sono morti i dinosauri. E il più cretino di tutti quanti, restauro, si mise a bitta l'uomo eretto. Che poi all'improvviso, a forza di assaggiare una cosa storta, a forza di morire, a forza di mangiare carne cruda, a forza di giocare con gli ossacchiotti, nel senso che gli ossacchiotti giocavano con lui, è diventato l'Homo sapiens. Ma non si è fermato, si è diventato una cosa diversa. Io, nella mia piccola indagine, è diventato un uomo religioso. Ma non perché porta una tonaca, come diceva la nostra amica, o perché sa recitare un rosario, o perché sa pregare, ma perché vuole relegare, collegare tutti quanti gli eventi, il presente col passato, lo spazio più lontano col spazio più piccolo. La fotografia è uno di quegli strumenti che all'improvviso è capace di legare il tempo e lo spazio. Quando Duchamp se ne va, lo sai meglio di me, in Egitto, fotografa le piramidi. Però siccome è figlio di una buona donna e quindi sa che cosa deve mandare ai suoi amici, dice: signore, per cortesia, si mette alla base della piramide. Ma perché? E faccio una fotografia. E che è questa fotografia? Ma a me mi serve che lei si metta di sotto. Per far capire quanto è grande una piramide. E all'improvviso i francesi che ricevono quella fotografia dicono: ma sapete che i soldati di Napoleone avevano ragione? Esistono montagne di pietra fatte dall'uomo. No, le montagne le ha fatte l'uomo. Vi dico che in pratica le montagne le ha fatte l'uomo. Eccola là. E si possono vedere, e me le hanno fatte vedere, ma io per arrivare là ci vogliono degli anni. No, c'è questa fotografia e si annulla il tempo e si annulla lo spazio. E i segni lasciati nel territorio diventano storia, non per semplice succedersi di eventi cronizzati dagli storici, ma perché sei in grado di riconoscere con i tuoi occhi che qualche cosa è vissuto, qualcuno ha voluto lasciare per te, per gli altri, per i tuoi figli
una traccia e te la lasciate in maniera riconoscibile. Dico questo perché gli uomini lasciano accidentalmente tante tracce. Io volevo fabbricare abusivamente la casa. E siccome praticamente nella vigna non mi potevo permettere il lusso di mettere su un muro dei classi e così via, chiesi a un geometra: ma che cosa posso fare? Lui mi comprò una struttura di cemento e mi disse: azzicassi. Io l'ho conficcata e ho detto a futura memoria: chissà che cosa c'è. Ogni persona che mi domandava nella vigna vedeva piante, ulivi, vigne, chiede a cosa. Quel segnale della mia futura casa. E tutti quanti, a forza di sentire questa storia, sono convinti che quella sarebbe stata la mia futura casa. Casa non c'è né, un blocco di cemento vitale, arrestava a mezza vigna, però era una traccia che io avevo già immaginato, visto e avevo raccontato. Ci sono persone che possono dire che io gli ho descritto perfettamente come sarebbe stata la casa. Un palo di cemento. Non sono pali di cemento quelli che racconto, sono monumenti che in sé e per sé fanno parte del vocabolario della memoria. Nel vocabolario della memoria c'è l'albero di famiglia, comincia con la A, monumento M, d'accordo? E testamento, un altro ricordo di ricordare, memento mori. Allora in pratica accomuniamo il tuo lavoro a chi sa che nel pianeta, nella sua superficie complessivamente, sono state lasciate delle tracce. Qualcuno ha fatto la muraglia cinese, qualcun altro ha fatto le piramidi, qualcun altro ha messo il palo nella vigna. Io mi permetto di paragonarmi a quei giganti, perché ho vissuto quel tipo di esperienza. Tu hai fatto l'operazione opposta, nel senso di riconoscere in quei giganti qualcosa che hai saputo capire. Vai ad Auschwitz, ci sono le stesse identiche simbolizzazioni. Nomi, persone, croci, ricordi di eventi, eccetera. Cioè la storia ha cambiato il volto. Invece di essere un'analisi del tempo, è stata la cristallizzazione del tempo, del sentimento del tempo, per permettere agli altri di penetrare con una meditazione, con una conversazione in quel mondo. Non serve ad altro. Non è che ti restituirai il tempo perduto, non è che entrerai nel mistero del tempo. Solo che avrai capito che qualche cosa è accaduto. Guarda caso la stessa frase di Barthes in Camera Chiara. Qualche cosa è accaduto e non si ripeterà più. E tutta quanto la filosofia del click. Oggi sappiamo che questo, se vuoi, puoi raccordarlo, modificarlo, adattarlo. Perché la realtà materiale è diventata più concettuale. Non siamo più padroni della materia, ma siamo schiavi dell'assoluta libertà. È un paradosso. L'assoluta libertà ci impedisce di capire, di entrare in comunione con quello che rappresentiamo di più. Pensa che cosa succederebbe se un giorno dovessimo mangiare virtualmente. Tu assaggi i sapori, dici: questo è il pomodoro. Oggi parlavamo del prezzemolo, il maggiorana, che cos'è sta cosa? E ci sforzavamo di capirlo. Invece virtualmente è maggiorare, fidati, e cambia completamente. Lettura letterale, lettura allegorica, andiamo a lavorare. Che a partire dalla vicenda della memoria del tuo lavoro e di tutta quanta evidenza ti sei mosso di piedi, sei andato a cercarti un evento che non ti apparteneva, perché c'è qualche collegamento diretto, e ti sei cercato il riconoscimento di questa storia. Ma per riconoscere bisogna conoscere. La famosa battuta di Edoardo De Filippo, quando a suo fratello gli dice: prendi questi soldi, e quello prende i soldi. Sai andare a comprare? Dice: sì, ma mi devi dare i soldi. Te li ho dati. Ah, questi sono i soldi. Va a pensare a quello che succedeva, perché non aveva mai visto i soldi, quindi nel momento in cui gli diceva i soldi, dice: ma che sono queste cose, no? E la mia parte che diceva: io ho chiesto di chi pubblico, l'assegno non l'accettava mai. Mi fa ricordare che quando Nadar apre il suo negozio di fotografia, per molti anni venivano delle persone dalla provincia, lui l'ha fatto il lavoro, sì, io ho fatto la fotografia, vedete che mi accade al paese, vogliono la mia fotografia. Ma lei lo sa che cos'è la fotografia? No. Lui gli infilava un foglio bianco, quella aveva la cappetta, dice: come è venuto? Non lo so, e che dice?
E passava, raccontato nella biografia di Nadal. Quindi si fotografa soltanto ciò che si conosce. Allora, la morale è che cos'è? Che se tu davanti a questi monumenti, davanti a queste tracce, a questi reperti, a queste reliquie, chiamale come vuoi, hai potuto fotografare, è perché sei entrato in consonanza e quindi hai fatto memoria insieme. C'è un momento della messa in cui dice facciamo memoria. Non è che dice ricordiamo la cena. Facciamo memoria significa stiamo insieme convinti che qua in questo momento 10:30 con Padre Calbagno e il vicino di casa che qua c'è il nostro Signore Gesù Cristo, che è tutta un'altra cosa il concetto. Fare memoria, da ricordare, significa partecipare sensualmente di questo evento. Allora hai sottolineato quei momenti che rafforzano questo senso di fare memoria insieme. La preghiera da una parte, d'accordo, il simbolo da una parte, d'accordo, il lavoro, d'accordo. Il contesto che raccoglie la vicenda lavorativa all'interno di una manifestazione di natura che è spontanea, eccetera. Io personalmente avrei preferito un taglio che senza andare a rincorrere un concetto alto come quello della memoria, senza andare a rincorrere la bellezza in sé delle fotografie, fosse più aderente al discorso che il siciliano svolge nei confronti della miniera. Tu pensi che cos'è stato Rosso Malpelo? Un ragazzo che picchia da tosto, tosto per quale motivo? No, picchia da tosto, perché era russo di capite. Dentro la miniera, non studiare. E sta dentro la miniera, fino a quando diventa sgraziato, diventa scorbutico, a tal punto che quando le persone lo aiutano lui reagisce come un cane. E preferisce stare sotto nella miniera pur di non avere contatto con l'umanità. La letteratura della miniera è una letteratura selvaggia, perché il minatore rispetto al contadino era uno scialacquatore. Io mi rompo l'anima, però guadagno più del contadino di aspettare, tirare il latte, fare il formaggio, arare, seminare, attendere la stagione, poi piove, comunque. Erano due mentalità completamente opposte, dice Leonardo Sciascia, che pure era figlio e avuto della miniera. Pirandello, Sciaula vede la luna, addirittura di fa una tragedia planetaria. Sciaula è stato un garzone che lavora tutto il tempo del giorno dentro la miniera. Un bel giorno il padrone gli dice, senti, fate una passeggiata, esce fuori e si accorge che c'è la luna. Non l'aveva mai vista. Allora tu capisci che la miniera è una sorta di vicenda che le persone qua raccontano in maniera naturale per chi sta fuori, ma per chi era dentro significava un annullamento della propria umanità. Reuter, famoso quello di fuori, a Montanno e Carrello, scende, che ha bicicletta per di più, in Sicilia, perché gli dicono che ci sono i minatori. Lui sa benissimo cosa c'è qua, aspetta una visione titanica, selvaggia, mitologica di chi è sceso all'inferno, di chi in pratica lotta contro la pietra. Fotografa, e noi 10 anni dopo guardiamo un uomo con quello di fuori che non ci dice più niente, ma quando spunta quella fotografia di persone che spingevano i carrelli nudi perché a stare lì sotto si impazziva dal calore, doveva essere un'immagine abbastanza sconvolgente, era come se all'improvviso nel 1950 in Italia ci fosse un posto che si chiamasse Inferno, che lo vuole vedere pregato di peccare, fa una scienza di peccare se può, può entrare. Ed era un'immagine abbastanza brutta. Ma anche la canzonetta si è impossessata della fotografia e della miniera. Neutrons in miniera. Oppure ancora più andando più indietro, la Trino 8 miniera. Queste sciocchezze appartengono a me che mi diletto di queste minchiatezze, d'accordo? No, non sono sciocchezze. Per carità, ma però il problema sono è... Sono ciliegina, credo. Ma però il problema è quello che mi permette di entrare con gli occhi lacrimanti dentro questi contesti, perché se io l'avessi ascoltato miniera all'epoca cantata, prima degli anni 40, dei migranti italiani, o non avessi ascoltato letto il Pirandello e così via, oggi sarei insensibile a camminare in quei posti. Cioè, se io entro ad Auschwitz e piango, è perché ho letto Anne Frank. Allora io dico questo. Il tuo lavoro è simpatico nella misura in cui dà un'indicazione
per dire questi monumenti laici di cui è destinato il pianeta, perché se vai in America, magari nella grande autostrada, a un certo punto c'è scritto deviazione, wound di Kine, Saint Greek. Ma che sono queste espressioni? Per chi ha amato i film western, all'improvviso dice, ma dai, gli indiani qualche cosa l'hanno subita anche loro. E allora magari all'improvviso le corna di bisonte, la tenda, le scuole, la figurazione acquisiscono una nostra dimensione. E ti dicono che quella miseria, quella fatica, quel dolore appartiene alla stessa maniera. Coraggiosa la scelta del cuore, perché abbellisce, però siccome io dico sempre, il bianco nero lasciatelo alla mia generazione, perché io sono nato con i figli bianco nero, con Caroselli in bianco nero, tu nascisti con la pubblicità a colori. Quando c'era la pubblicità mia, non dico che non c'erano certe espressioni, Lovable, Intimissimi, San Pellegrino, Omsa, dimentichiamoci, erano tutte quante in bianco nero. Oggi, scusate, ma è molto più bello. È più difficile il colore. Il colore, gestirlo, molto. Si impossessa dell'immagine, perché all'improvviso se tu metti il papavero, passa il secondo piano, il muro passa il secondo piano. Nell'esposizione dei fatti, già un primo elemento l'hai fatto fare lo stesso. La ripetizione dobbiamo eliminarla totalmente. Ogni fotografia deve essere compiuta in sé, cioè la dobbiamo prendere da sola, deve campare e vivere ed esprimersi. Poi se si raccorda con le altre si deve raccordare perché è un precedente, perché è un successivo, cronologicamente ben determinato ed espressivamente ben compreso. Allora, tra questa e questa immagine, nonostante le composizioni siano diverse, io opto per questa, perché in questa c'è un'idea di muro che qua c'è, ma qua non rimane funzionale, qua invece divide. Quelle croci piccole mi dicono che la dimensione dei morti mi appartiene. Queste croci sono quasi vicine al Perifiore, a sud, che c'è qua, no? Se questa sera fosse abitata, lo preferirei di più, anche una semplice pecorella, un cane, un gatto, un cristiano, o anche involontariamente abitata, perché un fulare è caduto sull'albero d'olivo, perché è rimasto un secchietto dalla signora che ci ha fatto la gita. Fai passare la storia. I grandi fotografi di glamour, una parola che io odio, e cosa mi dicono? Hai portato 26 euro nuovo? No, sformalo. Fallo vedere la storia che ci è passata in questo reggiseno, perché sennò praticamente è come se tu facessi la rappresentanza. Allora fai passare a vedere il tempo che entra. Scegliti un momento del giorno che sia in qualche modo in consonanza. L'alba, il tramonto, non mi fare attendere il picnic o la macchina parcheggiata, sto scendendo il fotografo. E quindi una certa attenzione forte. Carichi in termini drammatici l'immagine. Il dramma è il riconoscimento di qualcosa che è accaduto, sta accadendo o accadrà. E siccome sta attraversando il tempo, deve parlare del tempo. E alla fine ti accorgi che come il tempo sei tu, perché sei tu che sei sceso dalla macchina, sei tu che ti hai portato la macchina con le gambe da presso, sei tu che in quel momento hai bisogno di fare la pipì e mettenti perché se no la fai la macchina e la fotografia viene mossa. Tutte queste cose cerchiamo direttamente o indirettamente di farle passare. Che poi siano testimonianze di cose alte, Auschwitz, o siano testimonianze, qui cadono colpiti da piombo italiano, tre separatisti che poi erano della banda Giuliano, ammazzati dai carabinieri, con tutto il rispetto, non ha importanza. È sempre una traccia lasciata nell'uomo per l'universo. Il Morandi è crollato, che ne facciamo? Lo lasciamo lì sopra? Io lo lascerei, tanto che è pericoloso e quindi non la maglietta. Lo lascerei a morire. Sappiate che la Torre di Babele, dice la Bibbia, fu fatta per rendere confusi chi in pratica voleva raggiungere il cielo. E non si poteva dire una cosa perché non sapevano parlare angelini. Allora, un'idea. D'altronde quando ci sono state le Torri Gemelle, noi cosa abbiamo fatto? E ora che facciamo? La rifacciamo? Ci facciamo un monumento? Ci mettiamo la larghetta? Ci mettiamo la fontanella? Facciamo pagare un biglietto perché si vuole fare la fotografia? E cosa dobbiamo fare? Cioè l'uomo è l'unica creatura che, essendo immanente nella storia, ha la presunzione di trascenderla e si inventa tutte le più belle storie del mondo per poter vincere questa realtà.
per cui si inventa anche il monumento, si inventa il biglietto per andare in museo a vedere una cosa che dice, e questa cosa la tolgo. Mi pare che era molto concreto, spiccio di queste cose, diceva, ma chi c'è chi è? Papà è il Colosseo. Ma chi faceva? Se stavano un po' solo scomodo. Ma che faceva? Ah, ma non è meglio il Cinema ABC. Papà, quindi c'era il Cinema ABC. È meglio, 150 lire, ma sento, devo andare a scusa e dovevo dire. Credimi, non faceva per lui assoluta differenza che era passato due millenni. Lui amava le chiese perché erano freschi, perché ci si poteva sedere e poteva poggiare i piedi che aveva. Poi della dimensione ecclesiastica era soltanto quanto murature ci fossero, quanto spennero, ma a chiure. Cioè considerazione di questo genere, non passava per la sua testa completamente nessun atteggiamento di carattere metafisico, spirituale, eppure posso assicurare che nei confronti delle fotografie lui aveva un atteggiamento quasi religioso. Le fotografie che lui aveva nel periodo della guerra si fece tutto un cazzo. Lui capiva perfettamente che quel mondo l'aveva lasciato, che quelle persone erano morte. E la domanda che faceva io, ma io rispetto a queste fotografie sono una persona che ho avuto la fortuna ancora di vederle. Cioè non sono morte. Perché in questa sequenza poi l'ultimo lato dell'interpretazione dobbiamo prendere il lato analogico. A che servono? C'è quella frase come memento mori oppure in Arcadia ego, che ti dice sostanzialmente ho fatto questo lavoro per poter capire il tempo che ho vissuto, grazie alle tracce che faccio degli altri. Oppure dice in Arcadia ego, cioè nel tempo più antico che ho incontrato, io c'ero. Non ero scollegato, perché se lo riconosco vuol dire che in qualche misura ne facevo parte. Riconosco la natura, riconosco le tracce, riconosco la preghiera, riconosco la croce, riconosco il sacrificio, riconosco il cadavere, tutto quello che c'è. Non eccedere con i simboli, specialmente quando hanno una loro sostanza forte. Il papavolo è il simbolo del sonno, è il simbolo della fioritura del grano, è rosso, ma di un rosso a metà strada tra il rivoluzionario non è il rosso della passione, della voglia, è un rosso che parte dall'umiltà e si fa strada in mezzo al fumetto, si lo fa in mezzo all'erba selvatica. Assurda funzione, perché è nutrimento. Questo disse quando cominciò a mangiarlo nel 2005. Quindi stiamo attenti. L'aloe è un pochettino tagliata che mi dice che l'ambiente non è abbandonato, che è curato. Probabilmente dentro la miniera ci saranno più tracce di quanto stiamo pensando. Ci sono miniere, soprattutto di sale, dove le sculture interne, però la scina devono dare il permesso, tutto quello che c'è, e trovi delle meraviglie, basta accendere la barriera tascabile che ti si illumina la cattedrale perché gli spazi sono 800 metri d'altezza. Le lapidi, se hanno una loro confezione architettonica interessante, vanno riprese. Se le lapidi sono soltanto balle e bambolo, lasci che lo facciano gli americani, i vietnamiti morti in guerra. È un lungo percorso della collina degli eroi, lungo, dove si richiede all'osservatore la partecipazione di camminare. Vuoi omaggiare questi morti? Cammina. Noi non siamo in queste dimensioni, noi ci siamo tutti che davanti all'angolo della strada dove è morto quel poveretto che non ha dato il sorpasso a destra e a sinistra, e ci mettiamo un palo, la bottiglia, la latte di semi d'olio, un chilo di plastica. Sì. E poi qualche altra cosa. Dobbiamo evitare che la memoria si affida a un effetto banale e che cerchi nelle tracce un riconoscimento più forte. Gli indiani non è che vivono con un dichini e ci avessero proprio perché da c'era stata la battaglia, ma perché da quel punto di vista il sole scompariva. Quindi quello è il posto più indicato per dire la civiltà indiana finì. Io dove finire? Quindi vanno a mettere quel posto. I benedettini lo sapevano perché ora e flabora la giornata la scandivano
individuando i momenti precipui per poter piazzare un simbolo. Però non dobbiamo raccogliere i simboli perché sono simboli, dobbiamo raccogliere i simboli perché sono qualificanti. Gli obelischi stanno al centro di Roma perché c'era una tradizione esoterica, massonica, tutto quello che vuoi, ma il problema è anche il popolo etiopico, che l'abbiamo restituito, non hanno fatto niente dall'altra parte del mondo, senza che ne abbiano fatto più bello di quello che si è fatto costruire all'epoca, ma non è andata così. I reperti della miniera, io non so se onestamente questi sono complementari alle immagini, perché tutto quanto il discorso va bene con l'immagine d'apertura, con una traccia forte, finché ci siamo. Non lo so se rispetto al progetto originario ho aggiunto queste due e quelle finali. Rispetto al progetto. Ma se il progetto originario è un dépliant con il quale tu ad esempio devi illustrare il lavoro che hanno fatto i superstiti nei confronti dei loro compagni di lavoro, va bene, perché quelli ti chiederanno per cortesia, sottolinea la cappellina e poi di quell'albero ne deve parlare e poi il posto dove devono mangiare, ma lo saprai tu e loro. Noi dobbiamo immaginare un racconto aperto a ogni visione e chi lo guarda deve tirar fuori un'idea fondamentale. Poi l'idea fondamentale è quella, il lavoro che fa parte della fatica dell'uomo può essere onorato attraverso un gesto di memoria. Un gesto che non è soltanto ora ti racconto una storia, prendo questa statua e la traccio, sono le tombe. Le tombe, nome e cognome, poi ci metto l'angelo, ci metto la colonna spezzata, ci metto tutto quello che va sulla destra. Se tu ne vai al cimitero di Staglieno, a Genova, non è che è un cimitero, è una villa di persone vive, perché le statue sono talmente verosimili che c'è una statua dove c'è un signore che piange e c'ha un berretto che tiene dietro con le mani. Il berretto è capovolto. Ti giuro, davanti a me un personaggio è entrato e mi usava il capovolto. Dico, questo lo sto facendo apposta per me. E poi mi disse, sai quanti soldi raccogliamo? È impressionante. Persone che portano fiori, il bambino che torna da scuola con la cartella, la pagella per fare vedere la mamma che sta morendo, che aveva preso via a scuola. C'è tutta una storia raccontata. E se tu hai avuto modo di leggere questo libro, lo ascoltare Fabrizio De André, ti rendi conto che celebrare la memoria, e lì sono persone che non sono mai esistite. Scurriva è tutta invenzione, è l'invenzione dell'oculista che si ci faceva le corna al camogliere romerico, che si ammazzava perché ha avuto l'aborto, una storia di un paese inventata. Qua invece le storie non sono inventate, sono vere, quindi deve restituire quanto più possibile quella verità. Tanto per portare un esempio non lontano, Villa Priolo è una stazione ferroviaria dove un signore si è messo in testa che in mezzo ai vagoni ci siano ancora i vagoni degli ebrei. Pare che la storia sia vera, come siano finiti là non lo so. Però a poco ha messo in piedi un piccolo museo della ferrovia con questi reperti. Alla fine, falso o non falso, le persone sono costrette a ragionare su quella realtà e a tirare le conclusioni più possibili. Mistero della storia, non devo più dire. Quindi non basta partire dalla padronanza del mezzo, ma occorre anche la capacità di un progetto che non si affidi a una suggestione, ma a una capacità di persuasione. Come pubblicità, la mia idea è di farti capire che il senso della memoria custodirà le tracce di questa esperienza. Chi prima di me ne ha parlato? Letteratura, canzoni, poesie, teatro, benissimo. E del rocco? Quando mi incontrerò rispetto a questo, cosa sceglierò? Che ora c'è più? Da quale posizione comincerò a scattare? E la stagione sarà la stagione della primavera, quindi è più comodo, oppure sarà un'altra stagione. D'inverno con gli stessi posti saranno uguali e se ci vado una giornata di vento cambierà tutto. Allora significa che la storia ancora sta cambiando e queste sono le anime disperse dal vento. Vedi quante suggestioni possono cambiarci. Seguendo quella che ti è più consona, quella che ti prende di più, che ti dirige qualche emozione,
tu capisci che puoi lasciare un percorso più voce e aprirti a tutte le esperienze. Va bene, penso che possa bastare. Okay, grazie. Conserverei le dimostrazioni del cimitero dei Carusi, la civiltà che c'è stata attorno a questa vicenda, però è un'introduzione. Poi dobbiamo anche smettere di che cacca usanza. E poi dicevo, ad esempio, le cime. Taglieli. Completamente. No, no, taglieli nel senso falli calpestare. Ah, allora diventano Carusi, d'accordo? Cioè involontariamente il bambino che gioca ha messo i piedi sopra il fiore senza voler commettere chissà quale peccato. Così come all'epoca quel signore che era proprietario della miniera non voleva commettere nessun peccato, voleva soltanto sfruttare ma non manodopera a poco prezzo. Perché ancora quella coscienza civile dell'imperatore non c'era. E chi non è in grado di capire non sta facendo una cosa dolosa, sta facendo una cosa colposa, che è una cosa diversa. Evitare ripetizioni. Comunque il discorso dei fiori, se mi posso permettere di dire perché io li ho messi, il rosso per me significa un qualcosa che vuole ribellarsi al sistema, alla morte, all'abbandono. Alla... Sì, ma lei riconosce il papà? No. D'accordo, purtroppo il papà è quello. Se tu contestualizzi il papà, come un piano di visione basso, scendi per la macchina fotografica e incontrare il papà, automaticamente riporti un altro livello lì ad orizzonte dove finisce la terra e comincia il cielo. E se il cielo ti viene incontro con un'esplosione di nuvole, fai un'immagine suggestiva. È come quando prendo un corpo. Ora qua il problema non è suggestionare, ma tanto per rimanere alla rubrica è quello di suggerire. Ora si suggerisce un concetto, un'esperienza, non un'emozione estetica. Cioè è come se tu fotografi una bella donna, ma vuoi suggerire che quella bella donna ha un'età e la porta bene. Potrebbe fare una bella grossa, ma è più facile. Allora, connota in maniera più profonda l'immagine e l'immagine ti risponderà, perché si riconoscerà a posteriori la progettazione e quel dato contenutistico che è quello della miniera, come può uscire? Palla viva la miniera, presenze, ombre, riflessi, cose che non esistono nella storia ma che ti puoi portare avanti. Entra tu stesso nella fotografia, un dito, un accidente che ha lasciato la borsa fotografica, cioè fai capire che stai camminando anche tu in quel mondo, sei sulla scena, per poter qualificare il gesto con una testimonianza della persona. Non è soltanto la partecipazione, perché potresti avere un atteggiamento di distacco, non è che tutti chiedi che vada ad Auschwitz. D'accordo? Però se per caso in bocca una camera dove c'è molto umido scende l'umidità, 9 volte su 10 la persona ti danno a piangere e invece soltanto le cose fuori che hai verificato. Ecco perché in pratica leggiamole per quello che vogliamo riconoscere. Se incontriamo quello che vogliamo riconoscere, l'esperienza del fotografo, la presentazione del fotografo ci tornerà utile. Se invece andremo fuori rimarrà un'esperienza di se stessa. Buona fotografia, elegante, così via, ma non c'è niente utile per adoperare il tempo. Grazie mille. Di che cosa? A disposizione sempre. Facciamo. Io sono lasciato.